Signore e signori, l'uomo più lezzoschi del paese è tornato. Siamo con un outfit andando all'asta del fantacalcio. Belli raga, ma questo non è il video sul fantacalcio perché quelli arriveranno quando finirò quest'asta, ma comunque. Allora, velocemente nel tragitto, nel percorso, andiamo a parlare di ciò che è successo. Perché ragazzi, Kalulu è il nuovo nome della Juve. Abbiamo proposto, anzi, abbiamo proposto un prestito con diritto di riscatto e loro vogliono l'obbligo. Quindi rimanete qua 4-5 minuti, è veloce perché poi se non c'ho tempo neanche di caricare il video. Comunque non fate caso se magari non vi guarderò tutto il tempo. Ma oltre a questo iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare a 1000. Allora, Kalulu, dopo che è sfumato Todibo, dopo che è sfumato Calafiori, è il nuovo nome della Juve. Sono abbastanza critico su Kalulu. Kalulu, a parte che all'inizio, Kalulu ricordiamoci che potrebbe essere un buon nome perché lui non solo farebbe il centrale, ma fa anche il terzino Kalulu, terzino destro. E caso strano, in questo momento ci serve proprio il terzino destro. Quindi voi state attenti, non pensate che lo sta prendendo, cioè che quantomeno se ci sta provando ci prova solo perché è centrale. Ma porca puttana, questo piccione c'ho paura. Comunque, lo vuole anche perché è un terzino destro, te lo posso assicurare, è questo. Io perché non vorrei in questo caso Kalulu? Perché Kalulu, se prendiamo Kalulu, prendiamo il terzino. C'è poco da fare, perché questo è ciò che ha praticamente detto. Il nostro mercato era partito on fire e adesso si è totalmente plafonato. Poi oggi è uscita la notizia di un possibile scambio Chiesa-Saelemaekers. Saelemaekers, cioè, per carità, un giocatore di tutto rispetto che ha workato bene con Thiago Motta, però ragazzi, no, anche no, onestamente, Saelemaekers alla Juve, no, per favore, non ci prendiamo in giro, Saelemaekers non può essere l'altra ennesima alternativa dopo che gli altri spuntano. Poi, allora, Kalulu perché? A me Kalulu piace, sì, abbastanza, piace abbastanza Kalulu. Però ragazzi fa troppi sbagli difensivi, cioè non possiamo prendere un altro gioco. Io onestamente, allora non capisco perché stiamo vendendo Lugani, questa roba no, continuo a non capirla. Ma c'era interessata a Lugani l'Ajax. Ragazzi, io piuttosto che Kalulu se me lo prendi come terzino allora ci posso stare, però se mi prendi come difensore centrale no, perché preferisco ragazzi Šutalo, preferisco, ne era uscito un altro, Kivior. Preferisco tutta la vita, non lo voglio ragazzi, Kalulu come DC di riserva della Juve. Cioè, Šutalo ragazzi è ancora meglio, per quanto mi riguarda, Šutalo me lo ricordo al Verona. Sì, era sgravato, non capisco veramente qualora facessimo questa operazione. Poi, la Juve ha proposto prestito con diritto di riscatto, il Milan vuole obbligo. Cioè praticamente noi abbiamo detto praticamente 3 più 14 ti va bene, però noi abbiamo l'opportunità di fare di decidere se riscattartelo. Loro vogliono l'obbligo, cioè vogliono l'obbligo di riscatto perché non voglio, cioè se lo cedono vogliono proprio sbolognarlo, perché qualora facesse male alla Juve, oltre che ovviamente non lo riscatterebbe, ma soprattutto ragazzi, com'è che posso dirvi? Intanto mi ha fatto passare la macchina. Comunque, vi stavo dicendo, non hai opportunità di rivendita, perché se uno fa male alla Juve, poi ragazzi, non è che sta facendo male, magari, che ne so, a un non il Bologna, a un Cagliari, che comunque riesce a sbolognartelo, non riesci più a sbolognartelo quando fa male in una squadra grande come la Juventus. Quindi ce lo vedo male, onestamente, Kalulu alla Juve. Cioè, a sto punto preferisco Kivior, che comunque ci ha lavorato con Thiago Motta, o comunque ce lo preferisco anche Šutalo, che lui non è un terzino mezzo DC, ma è proprio un terzinaccio. Poi chiaro, se magari tu potresti optassi per una difesa a 3, allora Kalulu può andare bene, perché Kalulu non ce lo vedo da centrale, ma neanche da terzino, ce lo vedo meglio da braccetto destro, che non è che abbia fatto spesso al Milan, anzi il Milan non l'ha praticamente mai fatto. Perché comunque quando ha giocato con la difesa in 3 giocava con Gabbia, Theo e Boli, beh, non liberali ma tipo Jimenez, qualcosa del genere. Quindi potrebbe essere buono. Kalulu mi auguro che non venga la Juve. Sì, ok,
Ovviamente, ragazzi, i nomi sono quelli. Non vi aspettate un centrale a livello di Todibo, non vi aspettate un centrale a livello di Calafiori, perché i nomi sono questi. Poi, vi dico anche la mia, un attimo, su Chiesa se ne mette. Boh, ragazzi, cioè, a sto punto tieni Chiesa e magari a fine stagione ti prendi il rischio di perdere magari quei milioni o di perdere un giocatore perché magari non rinnova alla fine Chiesa, ma preferisco tenermi Chiesa. Comunque perché, cioè, magari ci ripensa e fa bene con Thiago Motta, mettiamola così. Siamo ormai alla fine del mercato, cioè quanto è oggi? 12. Sì, 12. Siamo a 3 quarti di mercato andati. E ancora dobbiamo sbolognarle tanti. Cioè dobbiamo, ragazzi, dobbiamo andare via Szczęsny che prende 7 milioni all'anno. Dobbiamo andare via Arthur, che ho già pure fatto il compleanno. Dobbiamo andare via McKennie, che in caso arrivi Nico Gonzalez potrebbe andare là. La Juve sta cercando di optare di piazzare sia McKennie, ma anche Kostić ha la stessa Fiorentina. Parleremo di Nico Gonzalez in un altro video. E comunque ne devi piazzare anche altri. Devi piazzare in difesa Rugani e forse Jalò, che continuano a capire perché Jalò, ok, li amichevoli, ma dargli una minima chance. Torna da un anno e mezzo di infortunio, o un anno, quello che è. Dagli una chance, porco Giuda. Poi, che abbiamo ancora da sbolognare a centrocampo, ho detto Arthur, McKennie. In attacco c'è Milik, che forse si sono convinti a tenere. Chiesa è da sbolognare, continuano a capire onestamente. Poi ho già letto qualcuno che dice: ragazzi, bene, abbiamo fatto bene a vendere Wisen e Sule per Nico Gonzalez e Kalulu. Ragazzi, Kalulu e Nico Gonzalez, se li prendiamo, non è che se li prendiamo anche a cifre maggiori di quanto abbiamo venduto Sule e Huijsen, cambia. Cambia non per le cifre, ma perché tu li puoi mettere a bilancio l'anno prossimo per non avere problemi di come che si chiama, fair play finanziario. Questo è il discorso. Dunque io, ragazzi, spero che questa camminata vi sia piaciuta. Questo format te lo portavo un po' di anni fa, tipo 2 anni fa, forse. Inizio scuola è il 2022, tipo, dove vi facevo una bella camminata. Comunque io, ragazzi, allora vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao.